sono qua oggi per la firma di un importante protocollo d'intesa fra la Regione Liguria, Assessorato al Turismo, e la Federazione Motociclistica Italiana, qua rappresentata dal Presidente regionale Giulio Romei, e da Corrado Capa, che è l'organizzatore di questi favolosi tour che, grazie a questo protocollo, troveranno in Liguria o il punto d'arrivo o il punto di partenza. La Regione Liguria, con questo protocollo, si impegna, diciamo così, come facilitatore dell'organizzazione, quindi nei rapporti di sensibilizzazione con i comuni, a dare la promozione come questa mattina con conferenze stampa e tutta un'altra serie di iniziative, avendo colto l'importanza di quello che la Federazione Motociclistica Italiana e Corrado Capa, con queste sue organizzazioni di cui vediamo le immagini, possa rappresentare per turismo sì di nicchia, ma molto importante per la Regione Liguria, perché grazie ai percorsi scelti con estrema conoscenza del territorio, si portano decine, in alcune centinaia di altre motocicli e motociclisti a percorrere appunto angoli non convenzionali della nostra regione, ma che poi, una volta tornati a casa e raccontati da altri appassionati, possono produrre, come dice quello storytelling e con conto personale, ulteriori appassionati del settore che vengano in Liguria con le loro moto, e come usa fare sempre la Federazione Motociclistica Italiana, con il rispetto del territorio. Quindi uniamo la possibilità di far conoscere il nostro bellissimo entroterra, anche quello più ardito, quello più alto, con tutte le bellezze e le bontà enogastronomiche del territorio, ma con un settore particolare che in Liguria trova, anche per tradizione, una delle sue patrie. Grazie Presidente, la parola al Presidente Romei, Corrado Capo e poi al Presidente. Beh, allora diciamo che l'assessore Rino ha già sintetizzato proprio al meglio di cosa stiamo parlando. Turismo avventura è l'obiettivo della federazione, di far conoscere appunto l'Italia minore soltanto perché è meno conosciuta, non certo perché non abbia motivi di interesse, e quindi questo è un calendario di manifestazioni che quest'anno è arrivata a 3 manifestazioni in 18 regioni italiane. 5 anni fa non esisteva questo calendario, e 11 di questi sono avvenuti in Puro, 3 di questi sono, diciamo, interessano la regione Liguria, e direi che questo è un bellissimo veicolo promozionale, come diceva l'assessore, per far conoscere motociclisti italiani ma anche moltissimi stranieri. Teniamo presente che in una di queste manifestazioni da Dal Puro l'80% dei turisti è straniero, viene da 18 nazioni, sotto 19 nazioni differenti, anche extraeuropee, quindi diventa un bellissimo modo per avvicinare tutte le persone a paesi, a bellezze naturali, anche storiche, che sicuramente non avrebbero potuto conoscere diversamente. È un settore in forte crescita, con un'utenza che ha una elevata capacità di spesa, e questo diventa, insomma, non guasta, anche proprio per poter così lasciare sul territorio un del valore, e siamo arrivati a Sanremo attraversando 3 regioni, 5 province, 42 comuni, e dal punto di vista organizzativo un impegno veramente grande, una grande soddisfazione nel constatare che moltissime persone, anche Liguri, non conoscevano l'entroterra della Liguria, quindi anche tanti consiglisti italiani non conoscevano la loro provincia, quindi questo è veramente, ci fa capire che c'è un grande desiderio, un grande bisogno di sviluppo, grande attenzione, come diceva l'assessore, l'aspetto anche l'aspetto del territorio e della sicurezza. Grosso investimento sulla sicurezza, i motociclisti, invece quelli che passano, trascorrono il viaggio magari durante la notte, sono monitorati con sistemi GPS, quindi insomma organizzazioni da gara, come il Presidente regionale conosce bene, però applicate al turismo, e questo è un po' un'eccellenza ed è direi lo skill della federazione, e quindi direi sostanzialmente un grande ringraziamento all'assessore della Regione Liguria che ci offre questa possibilità e che ha colto anche questo nostro impegno. L'augurio di riuscire insieme a sviluppare altri nuovi eventi in partenza in arrivo dalle autorità turistiche della regione. Grazie. Mi auguro personale per poi di partecipare a Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Regionale Liguria, Giulio Romei. Ma io ringrazio per
abbiamo delle bellissime realtà nel nostro outdoor che ci permettono di favorire il turismo in località effettivamente non conosciute da per di massa. A livello territoriale, io lo dico per conoscenza di tutti, solo con l'organizzazione territoriale alla fine noi riusciamo a mettere in ordine circa 1300 km di sentieri e quartiere solo con un'attività anche agonistica ma anche turistica con determinate situazioni. E l'aspetto turistico collegato all'aspetto agonistico ci permette di mettere in moto circa 37.000 persone solo con gli eventi territoriali liberi, intendo dire piloti, partecipanti, turisti e pubblico. Questa cosa mi inorgoglisce perché io sono una di quelle persone che comunque nel tempo libero andavo su questi stradini, su questi percorsi, e vedere che adesso diventano un'opportunità per il territorio, ecco, mi fa piacere vedere che sul territorio c'è una persona come Corrado Carlo che lo ha capito questa cosa e è riuscito a far diventare un veicolo di produzione per la Liguria e la regione Liguria l'ha riconosciuto e questa situazione ci permetterà di relazionare al meglio, di relazionarci al meglio con le amministrazioni locali, perché sono le amministrazioni locali che possono cogliere tutte le opportunità portate da chi arriva, di chi conosce il prodotto tipico, di conoscere la in qualche modo non conosciuta e poi a sua volta si fa vettore promozionale del territorio. Passa parola anche a livello dei social attraverso queste pubblicazioni ci faranno crescere la nostra realtà e questo caratterizza la lungimiranza della regione e delle nostre realtà. Grazie Presidente. Mi sono messo un attimo il telefonino per far vedere come funzionano le dirette perché mi ha scritto ma sei con la federazione molto gentile italiana, fate una cosa assieme affinché in autostrada le moto non paghino come le macchine. Oggi stiamo parlando di sentieri, di non si paga.